Zanetti mi chiese se potevo accompagnarla in montagna. È stato un tempo proprio da lupi. Avevano gli stivaletti, perciò erano andate per una gita così, di montagna. Tanto brava, veniva a mangiare a casa nostra come una di famiglia, ma sembrava una donna come noi, così, non chi sapeva che era così ricca. Tutte le strade poteva pigliare meno che quella. La macchina è arrivata lì senza neve, perché sotto la gomma c'era la terra. Molto probabilmente hanno raggiunto un rifugio, una vecchia casa abbandonata semiaperta. C'era delle sedie bruciate, c'era un camion un fuoco mezzo acceso, solo che poi se sono state 2 ore o una notte, questo non lo sappiamo. Quella sera appunto erano venute qui e lo servite io. C'era un'altra macchina là sull'incrocio ferma, che quando sono arrivate loro sono partite insieme. Che fine avevano fatto queste due donne? Ogni ipotesi era buona. Potevano essere sequestrate, potevano essersi allontanate per proprio conto, potevano aver fatto qualsiasi cosa. Come mai che la sera alle 4 gli viene l'idea di andare a fare l'escursione in montagna con quel tempo che era? Che cosa di urgente avevano come affare appunto ai piedi della Sibilla? Cara Sibilla, dimmi, chi sei? Quella cattia che si chiama Arcina, che c'ha drendo la grotta li trofei come serpenti, più de una iegina, o quella vona che ti sia la tela e era anche più dolce de una mela? Quel giorno lì mi ha cambiato letteralmente la vita, quel pomeriggio, no? Diciamo primo pomeriggio. Passando nelle vicinanze ho visto questi resti di queste donne. C'erano tutte quante ossa, c'erano le borsette, c'erano pochi indumenti, c'era il cuoio capelluto, c'era... perché era circa 2 anni che stavano, secondo me che stavano lì, secondo me, soltanto secondo me, perché secondo gli altri non si sa. Quando Janet May, ex baronessa de Rothschild, partì in auto da Sarnano puntando verso la montagna, come se avesse un appuntamento importante, quasi sicuramente non svanì insieme alla sua amica in una bufera di neve. Un autentico giallo internazionale che si sposta da un piccolo paese tra i monti, Sarnano, alle grandi città Parigi, Londra, Roma, Rio de Janeiro. C'era chi sospettava un'altra storia più probabile, che le signore in qualche modo fossero state costrette in un certo giro, più grande di loro. In fondo la stessa Rothschild era una provinciale, aveva fatto una scalata sociale. Ancora una volta interrogata, storicamente parlando, leggendariamente parlando, non dà risposte. Quindi siamo ancora a Siviglia.